Con questo video Gilda TV apre una nuova rubrica dedicata al sostegno. Oggi parliamo della normativa riguardante gli alunni con bisogni educativi speciali. La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 aggiunge agli alunni con DSA almeno 5 nuove categorie di BES: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD di tipo lieve e funzionamento cognitivo limite. I consigli di classe o il team docenti nella scuola primaria, dopo l'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla legge 170/2010. Per accrescere le competenze dei docenti e dei dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo con le università, presso le quali sono attivati corsi di perfezionamento professionale e o master rivolti al personale della scuola. L'Organizzazione Territoriale per l'Inclusione Scolastica è suddivisa in GLHI, Gruppo di Lavoro d'Istituto, che diventa Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, GLI, con l'obiettivo di realizzare degli interventi anche a favore degli alunni che manifestano bisogni educativi speciali. GLH diretti o distrettuali, Centri Territoriali per l'Inclusione, CTI, a livello di distretto sociosanitario, almeno un Centro Territoriale di Supporto, CTS, a livello provinciale. I CTS e i CTI sono l'interfaccia fra l'amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse per i bisogni educativi speciali. Se per ragioni legate alla complessità territoriale i CTI non potessero essere istituiti, le singole scuole avranno come riferimento i CTS provinciali. I CTS si trovano in istituzioni scolastiche, pertanto il dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l'organizzazione del centro. In ogni CTS devono essere presenti 3 operatori in servizio nelle scuole sede di CTS o in altri edifici scolastici. Gli operatori, docenti di sostegno e curriculari esperti nelle nuove tecnologie per l'inclusione, devono garantire una continuità di servizio di 3 anni consecutivi. In ogni regione c'è un referente CTS con ruolo di rappresentante regionale che resterà in carica 2 anni. Presso la Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del MIUR è costituito il coordinamento nazionale dei CTS. I CTS hanno le seguenti funzioni: informano i docenti, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, organizzano iniziative di formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sui BES, forniscono consulenza per scegliere l'ausilio e le modalità didattiche da attuare per il percorso di apprendimento dell'alunno in difficoltà, raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate e le condividono con le scuole del territorio di riferimento. Definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Le principali disposizioni previste dalla circolare numero 8 del 6 marzo 2013 sono: primo, preparare collegialmente il piano didattico personalizzato, PDP. Secondo, adottare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il percorso individualizzato e personalizzato, deliberato dal consiglio di classe o dal team docenti nella scuola primaria, deve essere firmato dal dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia. Per gli alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, adottare strumenti compensativi e misure dispensative e utilizzare le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Le funzioni del gruppo di lavoro per l'inclusione sono: rilevazione dei BES presenti nella scuola, focus, confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi, rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle esigenze effettive, elaborazione di una proposta di un piano annuale per l'inclusività per gli alunni con BES da preparare entro il mese di giugno, riunioni mensili, ove possibile, in orario di servizio o con orari aggiuntivi o funzionali.
E infine il POF della scuola deve contenere un concreto impegno programmatico per l'inclusione, l'utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti all'interno dell'istituto scolastico, l'impegno a partecipare ad azioni di formazione o di prevenzione concordate a livello territoriale. Un saluto da Gilda TV, a presto!